Cari amici di Ciocomo, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ripartiamo con il nostro tour in provincia e intanto un saluto, ben ritrovati. Vi facciamo vedere, ecco, una cosa che sembrava persa nel dimenticatoio e in realtà invece l'hanno tirata fuori i bambini e gli insegnanti del comune di Cadorago, dove siamo qui questa mattina assieme al sindaco Paolo Clerici, che saluto. Buongiorno Paolo, intanto grazie. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ciao Como. E allora, caro Paolo, devo dire che qui sembrava una cosa appunto persa un po' nel tempo, invece che cosa avete fatto, cosa hanno fatto? Le insegnanti che sono qui alle nostre spalle stanno tornando dentro dopo la ricreazione. Questa è la scuola elementare di Cadorago. La scuola elementare di Cadorago, che è una scuola storica perché risale a prima della seconda guerra mondiale, fino agli anni 30, è una scuola che ha ancora una grande validità perché è stata oggetto di vari interventi di ammodernamento, l'ultimo è quello di ammodernamento tutta la centrale termica e dei pannelli fotovoltaici sul tetto, è stata ampliata nel 2013 con la nuova palestra. Di alunni? Qui adesso sono 200 circa. Però, voglio dire, tanta roba. Molti meno di quelli di una volta, però diciamo che è adeguata. E allora, le insegnanti del campo estivo, quest'estate, ci hanno proposto e noi abbiamo sposato, ma che bella cosa, fatta nostra, quest'idea di tornare tra la scuola e il centro sportivo a fare un'area dove si fanno i vecchi giochi, perché il motto di quest'anno degli insegnanti di questa scuola è stare insieme. Stare insieme non vuol dire solo studiare, vuol dire giocare insieme e riscoprire le vecchie tradizioni del gioco dell'oca, di quello che noi chiamavamo i quarter canton, che è quello lì, fatto con le oca, questi sono i quattro cantoni con quello che sta in mezzo, esatto. Il gioco del mondo che ci ricordiamo tutti che mondo, si saltava, bravo, eccetera, sì, è quello lì. E il gioco dell'oca. E questo dove siamo noi invece è il gioco dell'oca. Il gioco dell'oca con i vari varie caselle, esatto, disegnate dagli insegnanti e dai ragazzi, fatto da loro, insomma, quindi questo è veramente una bella iniziativa, è una riscoperta, mi dicevi, ecco, è una riscoperta quasi di come stare insieme a livello di ragazzi tra di loro e organizzarsi i giochi da soli, e quindi a chi piace fare il gioco dell'oca, ed è un modo anche moltissimo, bravo sindaco, questo viene usato soprattutto nel pomeriggio, hai avuto l'idea, l'abbiamo sponsorizzata. E mi sembra una cosa da promuovere in tutte le scuole o nei pressi delle scuole, perché è un modo nuovo di stare insieme senza usare il cellulare, la cosa incredibile è che questi ragazzini che abbiamo visto entrare adesso in classe da poco, immagino che se no nel tempo libero tra una lezione e l'altra erano lì col cellulare, che tra l'altro quest'anno è vietato. Ma è un modo anche per organizzarsi i giochi da soli e per imparare a farlo. Devo dire che è molto apprezzabile il fatto che abbiamo questa insegnante Giulia Alessio che è molto brava. Che brava, e che veramente, perché poi bisogna saperle fare queste cose e farle diventare. Vedete, ci sono proprio come il gioco dell'oca, ve lo ricordate, no? Il gioco dell'oca è uno dei vecchi giochi per stare assieme, appunto. Sì. Esatto. E c'è un modo, tra l'altro, molto simpatico per dire quanto si tira il punteggio. Da qui si tira un oggetto che di solito è una specie di dado su quella cerchio concentrico che è un po' come un bersaglio, in cui a seconda di dove gli cade quello che ha gettato, possiamo fare l'esercizio col mio portafoglio, perché si può fare con qualsiasi oggetto. Lo vuoi fare col portafoglio? Vai, fallo. Getta l'oggetto e vede quanti punti ha fatto. Benissimo, uno solo, quindi un punto solo punto, però no, bella questa idea, veramente, sai che, ecco, e finisce qua, sindaco, si arriva qui all'ingresso della scuola, come vedete, finisce al 20. Ecco. Allora, il sindaco, quando sono venuto qua, ha detto, allora, sindaco, cosa mi fa vedere? Pensavo di far vedere i famosi murales che ci sono, perché Cadorago è nota anche per questo, ci sono tantissimi artisti che... Ma invece mi hai sorpreso. Sono passati i murales orizzontali per giocare. Ma poi mi ha sorpreso un'altra cosa di più, perché io quando ero molto giovane, parlo di 35-40 anni fa, ho giocato qui nel campo di Cadorago, e adesso però me lo rivedo un campo bellissimo. Non era così quando ero io. Questo è un progetto che è stato avviato due anni fa. Il centro sportivo che ci avete?
Sì, è stato molto modernato, soprattutto è Bello. stato rifatto tutto il campo in sintetico, Wow. progetto finanziato col bando Sport e Periferie che avevamo vinto. Abbiamo rifatto anche tutta l'area che già era abbastanza ammodernata qualche anno fa come spogliatoio, ma soprattutto l'abbiamo integrato con una sala riunioni dove le società sportive possono È ritrovarsi. l'Olimpia L'Olimpia Calcio Cadorago, Cadorago, esatto. famosa, nata Sì, me dopo la il ricordo. 2014, quando abbiamo tenuto chiuso per quasi 2 anni il campo sportivo perché c'erano dei problemi di legalità. Oggi noi abbiamo una società sportiva che oggi ha fatto sabato scorso la presentazione delle squadre, 240 e più atleti Ecco, quindi del settore grande giovanile. risultato, e credo che però sia anche per loro bello e piacevole, perché vedete, l'impianto di Cadorago si presenta così, è un impianto moderno, Sì. sintetico, Il gli spogliatoi cioè, ecco, punto di vedete, accoglienza anche come bar il punto ristorante di gestito dalla accoglienza, società esattamente. stessa. Ma non c'è solo questo, perché poi per chiudere questa zona qua vicino alle scuole, il sindaco ci ha piazzato anche altro. Sì, noi crediamo che c'è un'altra area molto importante, secondo me, dove c'è una comunanza di interesse tra genitori e bambini e ragazzi, che Ok. quest'area è finanziata da Sport e Salute Esatto. nell'ottica degli sport all'aperto, sia perché credo che sia giusto che i cittadini possano ritrovarsi senza essere obbligati, soprattutto nei mesi estivi e nella bella stagione, ad andare in palestra, a trovare un punto di aggregazione, che è questo, Si che è può anche un fare qui, punto. Si può anche fare qua. l'allenamento, Si può anche assolutamente. fare L'ho qua. visto anche da altri tuoi colleghi, Fino ad esempio, se non sbaglio, Sì, tantissimi Fornasiero l'ha comuni, fatto, ma sì, anche ma anche altri. ed Bravi! è importante, e secondo me è molto importante collegarlo tra diverse generazioni, perché questo è davvero là, è un punto dove anche le famiglie possono andare a giocare, ma è rivolto Che molto ai bello che bambini essere, e a veramente. giocare, a scoprire i giochi vecchi, e qui invece ci sono i giochi moderni. Quindi il mettere insieme il vecchio e il moderno credo che sia un modo giusto di fare aggregazione sociale e fare anche una cultura della salute fatta in modo corretto, quindi un giusto Giusto, allenamento. giusto. Queste attrezzature di Sport e Salute, come tutti sappiamo, hanno dei Sì, tra QR l'altro code. l'aveva fatto anche Rapinese, hanno inaugurato anche a Sagnino, se non sbaglio. Sì, Sì, anzi, sì, una cosa già. Era venuto Maurizio da Milano a fare come testimonial, noi di esattamente. fatto ne abbiamo tre, uno qua, uno a Caslino nei Ah, pressi, quindi non cioè solo abbiamo questo. tre zone di questo sport all'aperto, Sport e Salute, una qua, due a Casino Piano, intendevo farne una anche a Bulgarello. Diamo due indicazioni anche di Cadorago, perché in effetti tu hai parlato. Ecco, Cadorago, quanti abitanti ha? Oggi ha 8.010 Quindi abitanti, stiamo parlando di un centro bello importante. distribuito su tre Ecco, che frazioni, che sono? sono Cadorago come Ok. capoluogo, Casino Alpiano che sta Ok. tra Cadorago e Lomazzo e E Bulgarello che Bulgorello. sta verso Vertemate. Esatto. Questo ovviamente è una cosa positiva per certi versi, perché crea una diversità di modi di vivere, perché ognuno ha le proprie tradizioni, crea un po' di problemi dal punto di vista amministrativo, perché avere tre cimiteri, tre asili, tre centri di aggregazione ha anche qualche risvolto ovviamente di tipo E ho economico. parlato con i tuoi colleghi, c'è anche chi ne ha sei addirittura, Sì, quello di Altavalle, il sindaco Grandi ne ha addirittura sei di sì, sì. cimiteri, per cui vabbè. Però devo dire che il culto dei morti ha una sua valenza, credo che dobbiamo anche su quel fronte tutti renderci conto che bisogna soprattutto investire però per i vivi. I morti sì, ogni tanto io lo dico ai miei cittadini che si lamentano del cimitero, dico sì, però dobbiamo privilegiare i vivi, poi i morti richiedono Dimmi cosa, grande rispetto, certo. ma credo che sia giusto. Ecco, poi abbiamo anche vede chi fa il volontario, perché credo che solo con l'aiuto dei volontari si Ah, è un potrebbe. volontario che Sì, sta pulendo il si può paese? tenere Ah, sta molto e pulendo fa la un piccolo. strada, Ciao Mauro, è un. credo che ben regolamentati, io credo che il paese si tiene in ordine se tutti ci credono. Io credo che dobbiamo imparare un Questa po' dai cosa di Cadorago, giapponesi. Sindaco, è un caso, perché non lo Ma sapevamo, non neanche me lo io lo fate. sapevo. Non l'ho chiamato, No, non no, l'ho infatti chiamato, non l'hai dico. chiamato. Ah, ok, perfetto, è No, venuto no, di sua no. spontanea volontà, però ecco, Credo che bella. sia importante, perché io dico sempre ai nostri cittadini, il paese è nostro e dobbiamo imparare a tenerlo in ordine noi. È casa nostra, questa è roba che abbiamo pagato con i nostri soldi. C'hai Tenerla ragione, in ordine c'hai ragione. è dovere civico. Dovere morale, Dovere certo, dovere civico. civico, E dobbiamo certamente. insegnare ai nostri bambini, quindi quando si viene qua dobbiamo Bravo. imparare tutti che se Credo qui che. si getta una carta, dobbiamo dire al bambino no, non gettare la carta, perché poi c'è qualcuno che la deve raccogliere. Se viene il cane, guarda che qui dopo viene il tuo bambino a giocare. Certo, giusto, giusto.
Quindi credo che quest'area che mette insieme una cosa veramente di grande tradizione che è la scuola, con una cosa moderna che è la palestra, e anche qui, là c'è un gioco tradizionale, qui c'è un gioco moderno, è il modo il nuovo, sportivo. E poi il centro sportivo che credo che sia fondamentale. Bellissimo fiore all'occhiello, perché, guarda, veramente. Perché lo sport per i ragazzi, per le famiglie, qua, è un modo fondamentale. 200 erotti, 240, 240 bambini. Essendo partiti nel 2017 con 20 bambini, dimostra che è una società seria, molto che seria, ha molto investito seria nella cultura dello sport e che ha investito anche nell'educazione. E quindi complimenti anche all'Olimpia di Cadorago, complimenti davvero per quello che stanno facendo, perché quello che stai dicendo è una cosa che non è, ripeto, scontatissimo. Questa è l'area Ristoro. Questa è l'area Ristoro, qui c'è un food truck che abbiamo comprato dall'Expo di Milano d'occasione dopo qualche anno, perché qui avevamo bisogno di fare una cosa ad orma. Bello sindaco, bello, non me l'aspettavo, ripeto, ho giocato qui anche poi, a Cadorago, ancora non era così, non era così. Questo è veramente un bel campo, bellissimo. Devo dire, non si può dire dalla ditta, ma un lavoro molto serio, fatto molto bene dalla ditta che ha vinto l'appalto, siamo molto soddisfatti. Dirlo, sicuramente, sì. Non c'è un problema. C'è poi fatto da Little Greek, di cui devo dire non bello. Posso che complimentarmi per il lavoro fatto. Poi come sempre c'è sempre qualche piccola cosa da sistemare, ma questo fa parte di tutte le cose della vita. Qui quindi abbiamo l'altro grande progetto, che è quello di trasferire la sede a Croce Azzurra, ecco, che è ancora qua dall'altro lato. Ah beh, ecco, la Croce Azzurra, io ero venuto quando c'era stata la cerimonia della posa della prima pietra. Adesso andremo avanti. Questa è la sede storica. Questa è la sede storica. Però in vogliamo effetti trasferire, sì, è troppo piccola. È piccola, perché tra l'altro, ecco, Cadorago, giusto, hai fatto bene. Un'altra bella realtà di Cadorago è la Croce Azzurra. Tantissimi volontari, tante persone che danno una mano tutti i giorni, sì, e questo è importante. Importante. Quindi evviva anche la Croce Azzurra. Bene, uno spaccato di Cadorago ve l'abbiamo fatto vedere. Ringrazio Paolo, il sindaco, che è stato con grazie noi questa te, mattina. Marco. Grazie sindaco, davvero. E grazie agli ascoltatori. Ci hai fatto vedere ecco, penso, quelle cose belle che uno dice, ma soprattutto complimenti all'insegnante che si chiama... Sì. Giulia Alessio, Giulia. L'associazione dei genitori che ha organizzato questa cosa durante il mese estivo, perché l'associazione dei genitori da noi veramente copre delle fasce di fuori orario e di attività che sono un vero servizio alle famiglie. Ma bravi davvero, e bravo appunto, ripeto, l'insegnante che abbiamo visto prima ha disegnato per terra questo gioco dell'oca. Che ormai è perso nei tempi, perché se tu guardi i bambini, scusa, il gioco dell'oca, ti guardano strano. Anche il mondo, anche i quattro cantoni. Il quattro cantoni, esatto, esattamente, bravo sindaco. E tutto da Cadorago, a più grazie tardi, grazie al sindaco e buon lavoro. Grazie chiaro a voi, buon ciao lavoro sindaco a tutti, ciao.